Pace bene a voi qui presenti, a quanti sono in collegamento via internet, do un cordiale benvenuto. Iniziamo le letture della festa di San Marco Evangelista. con il canto Chiesa di Dio. Chiesa di Dio, popolo in festa, alleluia. Chiesa di Dio, popolo in festa, canta di gioia, il Signore è con te. Dio ti ha scelto, Dio ti chiama, nel suo amore ti vuole con sé. Spargi nel mondo il suo Vangelo, seme di pace e di bontà. Chiesa di Dio, popolo in festa, alleluia, alleluia. Chiesa di Dio, popolo in festa, canta di gioia, il Signore è con te. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Fratelli e sorelle, oggi la Chiesa festeggia San Marco Evangelista. Come sappiamo bene, San Marco è uno dei quattro evangelisti, il primo evangelista a fare il Vangelo. Il Vangelo di Marco l'abbiamo letto l'anno scorso, l'anno B della Chiesa, ed è il Vangelo più corto, non perché ovviamente Marco non voleva scrivere, ma perché il Vangelo è stato scritto perché Gesù aveva detto che lui sarebbe arrivato presto. E San Paolo nelle sue lettere scrive: quando il Signore ci troverà vivi, esulterà insieme a noi. Quindi lui sapeva già che San Paolo credeva che Gesù arrivasse molto presto, ma in realtà, come sappiamo bene, sono passati più di 2000 anni e noi lo stiamo ancora aspettando. Allora, nel 50 d.C., gli apostoli dissero: non è meglio che iniziamo a scrivere tutto quello che diceva Gesù, se no rischiamo di non ricordarsi più. E allora Marco decise di scrivere lui il primo Vangelo, che è il più corto, come ho detto prima, non perché non voleva scrivere, ovviamente, ma perché doveva essere il più sintetico possibile, solo con le cose principali. Poi è stato scritto quello di Luca, quello di Matteo, e molto più tardi, alla fine del primo secolo, scusate, è stato scritto quello di Giovanni, che non è a caso che sia anche il più difficile. Ma oggi è la festa di San Marco e quindi concentriamoci del Vangelo di Marco. E allora, fratelli e sorelle, per celebrare degnamente i santi misteri, riconosciamo i nostri peccati. Signore, nostra luce, Kyrie eleison. Kyrie eleison. Cristo, nostra Pasqua, Christe eleison. Christe eleison. Signore, nostra vita, Kyrie eleison. Kyrie eleison. Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. Gloria a Dio nell'alto dei cieli e E pace pace in in terra terra agli agli uomini uomini amati dal dal Signore. Signore. Noi Noi ti ti lodiamo, lodiamo, ti ti benediciamo, benediciamo, ti ti adoriamo, adoriamo, ti ti glorifichiamo, glorifichiamo, ti ti rendiamo rendiamo grazie grazie per per la la tua tua gloria gloria immensa. immensa. Signore Signore Dio, Dio, Re Re del del cielo, cielo, Dio Dio Padre Padre onnipotente, onnipotente, Signore Signore Figlio Figlio Unigenito Unigenito Gesù Gesù Cristo, Cristo, Signore Signore Dio, Dio, Agnello Agnello di di Dio, Dio, Figlio Figlio del del Padre, Padre,
Tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi. Perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen. Preghiamo. O Dio, che hai glorificato il tuo evangelista Marco con il dono della predicazione del Vangelo, concedi a noi di imparare dal suo insegnamento, a seguire fedelmente le orme di Cristo. Egli è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Dalla prima lettera di San Pietro Apostolo. Carissimi, rivestitevi tutti di umiltà gli uni verso gli altri, perché Dio resiste ai superbi, ma dà grazia agli umili. Umiliatevi dunque sotto la potente mano di Dio, affinché vi esalti al tempo opportuno, riversando su di Lui ogni vostra preoccupazione, perché Egli ha cura di voi. Siate sobri, vegliate. Il vostro nemico, il diavolo, come leone ruggente, va in giro cercando chi divorare. Resisteteli saldi nella fede, sapendo che le medesime sofferenze sono imposte ai vostri fratelli sparsi nel mondo. E il Dio di ogni grazia, al quale vi ha chiamati alla sua gloria eterna in Cristo Gesù, egli stesso, dopo che avrete un poco sofferto, vi ristabilirà, vi confermerà, vi rafforzerà e darà solida fondamenta. A lui la potenza nei secoli. Amen. Vi ho scritto brevemente per mezzo di Silvano, che io ritengo fratello fedele, per esortarvi e attestarvi che questa è la vera grazia di Dio. In essa state saldi. Vi saluta la comunità che vive in Babilonia e anche Marco, figlio mio. Salutatevi l'un l'altro con un bacio d'amore fraterno. Pace a voi tutti che siete in Cristo. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Canterò in eterno l'amore del Signore. Insieme. Canterò in eterno l'amore del Signore. Canterò in eterno l'amore del Signore. Di generazione in generazione farò conoscere con la mia bocca la tua fedeltà. Perché ho detto, è un amore edificato per sempre. Nel cielo rendi stabile la tua fedeltà. Canterò in eterno l'amore del Signore. I cieli cantano le tue meraviglie, Signore, la tua fedeltà nell'assemblea dei santi. Chi sulle nubi è uguale al Signore, chi è simile al Signore tra i figli degli dèi? Canterò in eterno l'amore del Signore. Beato il popolo che ti sa acclamare, camminerà, Signore, alla luce del tuo volto. Esulta tutto il giorno nel tuo nome e si esalta nella tua giustizia. Canterò in eterno l'amore del Signore. Alleluia, alleluia, alleluia. Noi annunciamo Cristo crocifisso, potenza di Dio e sapienza di Dio. Alleluia, alleluia, alleluia. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Marco. Gloria a te, oh Signore.
In quel tempo Gesù apparve agli undici e disse loro: andate in tutto il mondo e proclamate il Vangelo ad ogni creatura. Chi crederà e sarà battezzato sarà salvato, ma chi non crederà sarà condannato. Questi saranno i segni che accompagneranno quelli che credono. Nel mio nome scacceranno demoni, parleranno lingue nuove, prenderanno in mano serpenti e se berranno qualche veleno non recherà loro danno. Imporranno le mani ai malati e questi guariranno. Il Signore Gesù, dopo aver parlato con loro, fu elevato in cielo e sedette alla destra di Dio. Allora essi partirono e predicarono dappertutto, mentre il Signore agiva insieme con loro e confermava la parola con i segni che l'accompagnavano. Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. Canto finale, Regina Cieli. Regina Cieli, letare, alleluia. Qui va que meruristi portare, alleluia. Resurrexit, sicudixit, alleluia. Ora pro nobis Deum, alleluia. Prossimo appuntamento con noi, 29 aprile, Santa Caterina. Un saluto e a presto.